quando arrivi in scena lentamente, tutto verde addorato bianco, e disabugnare vince sangue, questo ne ci porto e tutto quanto. I bambini con la letterina, quel nonnetto che nasconde il vino. Buonasera a tutti, buonasera e buon Natale, fra poco sarà Natale. Sì. Nasce bene, buono male, voglia dico, e mio è nato il bambino Gesù, perché vanno in un mondo. Non c'è stato, abbiamo mandato da un'unica parte, è stato lo sei, la bomba da triste Natale, lontane date. Auguri a tutti e un augurio oggi in un Natale un po' diverso, che mi emoziono anche a parlarne, però è un Natale diverso in cui siamo stati un po' soli in casa, meno persone, e chi l'ha fatto ha fatto bene, perché così dobbiamo fare. Dobbiamo resistere, e anche questo Natale comunque è un giorno di festa, un giorno di, dovrebbe essere un giorno di pace, il giorno in cui è nato Cristo nostro Signore, e quindi anche se è un momento particolare per noi, comunque è una giornata dove viene festeggiata la nascita di Gesù Cristo. Io però la prima cosa che voglio ricordare è tutte le vittime di questo coronavirus, che non ne sono poche ragazzi, siamo arrivati a 70.000. Per cui la cosa che mi sento di dire, il regalo proprio che chiedo, è di starci tutti quanti attenti, il buon senso. Non è la cosa di stare chiuso o di stare aperto, il buon senso di tutti quanti noi, quello ci deve aiutare. Dobbiamo essere insieme, uniti, tutto si è più forte quando si è uniti. Volevo salutare tutti i miei fan, tutte le persone che seguono questa mia pagina e che in questo momento magari stanno a tavola, credo che non staranno in tanti, perché le persone intelligenti, le persone che sanno che non bisognava stare a tavola in tanti, ma solo quelli che, insomma, che ci potevano essere, dovevamo evitare gli assembramenti. Un luogo, un asrus, perché è il periodo dell'allergia. Quando c'è l'allergia, io faccio sempre il nasino rosso, però non va niente, non va niente. La bellezza lasciamola ai giovani, la bellezza è dei giovani. Noi dobbiamo solamente accompagnarli a una vita e non fargli prendere i fossi che abbiamo preso noi. Per cui niente, volevo esserci questa sera per darvi l'augurio di Natale, per stare un po' insieme a voi, e ho fatto di tutto per correre qui in ufficio da me e fare la diretta con voi. Ne siete tantissimi
Io voglio fare gli auguri a tutte le persone, soprattutto che soffrono, che stanno negli ospedali, gli infermieri, gli ammalati, tutte le persone che sono i carcerati, le persone che stanno nelle carceri e che magari anche loro stanno scontando delle pene, però questo è un giorno di Natale e anche loro sono lontani dai figli, dalle mogli, dai parenti. E tutte le persone, come ho detto prima, tutti i parenti delle persone che purtroppo, le persone che non ci stanno più e che da questo coronavirus sono i veri sconfitti, sono quelli là che purtroppo ci hanno lasciato, ci hanno dato tantissimo, tantissimo dispiacere. Niente, sto ascoltando un padre in questo momento qua, dico proprio... Chi l'ha messo questa canzone? Manca a farla apposta, dai. Ma sapevo tutto quello che succede. E quando mo si sapevo fa sentire. E capa di campaccia e din dall'os. Va camminando che i pensieri a priesi. Se cresce il figlio in un portafoglio. Sempre più chine si fotografie. Nessuno sente quando va al sole e se fa piacere se sti mandi guai e se io fai massa sti porolora e da sorrisi e se fa penna in tuo scuro a una lacrima rucone che ogni tanto fa cadere. Ma intanto voglio dirvi anche un'altra cosa. Okay. Anche un'altra cosa importante ed è il regalo che io per stasera voglio fare a tutti quanti voi, perché molti mi chiedete quando è che usciremo, quando è che si ritornerà a fare i concerti, a parte che non dipende da noi e come sapete bene sono le leggi che ci impongono di non lavorare. Purtroppo noi artisti abbiamo pagato molto questo fatto, insomma, però io ho qualche dovuta per quanto mi riguarda, perché con il mio amico Stefano Francioni, che è un'agenzia nuova che si interessa di me, di questo mio tour, il poeta che non sa parlare, dal mese di novembre faremo 20 date in Italia, 20 date, veremo dappertutto, poi saprete attraverso la mia pagina Facebook, attraverso gli organi di comunicazione saprete realmente il giorno del debutto, ci saranno delle comunicazioni adesso, però io sera per sera in queste sere di Natale fino all'Epifania magari vi metterò sulla mia pagina il manifesto dello spettacolo con una data sopra, vediamo fino a quando lo possiamo fare, ci divertiremo un po'. Vi voglio ringraziare ancora per aver aspettato fino a stasera per il mio augurio. Niente, volevo dirvi pure che insieme al tour uscirà il libro sempre il poeta che non sa parlare e uscirà il disco nuovo. Molti vogliono sapere del disco nuovo. Bene, ho deciso, ho visto tanti di voi che volevano questo regalo, volevano questa cosa, io sono molto contento di poterlo fare, mi sto impegnando, sto scrivendo insieme al maestro Nuccio Turtere, già arrangiatore del mio disco Da Terra Nera, Uscaviore e tanti altri dischi, abbiamo deciso di fare questo disco, vi daremo notizie tra breve, diciamo, tra poco tempo. Vi voglio augurare veramente tanto bene a tutti, sperando che il prossimo Natale possiamo fare quello che vogliamo noi, come l'abbiamo sempre fatto, e festeggeremo con tutti quanti insieme, tutti quanti, faremo un Natale diverso. Intanto, insomma, dobbiamo essere contenti anche di questo, perché ci sono persone che l'hanno passata peggio di ognuno di noi, che hanno perso parenti, amici, mamma, padre, insomma... È un momento quando passa su di 2020 per noi sarà una liberazione questa cosa. Speriamo che venga presto il 31, può darsi che cominciamo un anno più bello, però so già che i vaccini sono pronti, quindi speriamo, insomma, ci aspetta un futuro, speriamo migliore di questo. Niente, io vi amo,
seguitemi sempre perché vi voglio tanto bene, grazie, grazie, grazie e tanti, tanti auguri a tutti quanti voi, vi amo, buonanotte e buon Natale a tutti.